Un saluto a tutti gli utenti del mio canale YouTube. In questo video vi propongo un gioco unrelease, cioè un gioco che non è mai stato realizzato ufficialmente, anche se, secondo quello che ho letto su internet, il titolo è praticamente pronto. Le poche informazioni che vi darò sono state prese un po' qua e un po' là in internet, quindi non mi sento di garantirvele al 100%. Ad ogni modo, se volete scaricare questo prototipo, in descrizione vi ho addirittura messo due link, in modo tale che se per caso non ne funziona uno, potete provare quell'altro. Il gioco è Wacky Races ed è una simulazione arcade di corse alla Super Mario Kart. Possiamo infatti scegliere fra i vari personaggi del cartone animato e si può anche giocare in due con lo schermo diviso a metà. Se si gioca da soli, in una metà dello schermo viene rappresentata la mappa, oppure nelle opzioni si possono posizionare al posto della mappa altre telecamere, come quella posta sul lato del nostro veicolo o sul davanti, anche se queste telecamere alternative le ho trovate piuttosto inutili. Da quello che ho letto, il titolo doveva essere quasi pronto intorno al 1993, prendiamo sempre con le pinze queste informazioni, e non è stato pubblicato da Virgin perché non aveva la licenza sui personaggi. Anche qua questa è un'informazione piuttosto strana, cioè se Virgin non aveva la licenza perché ha lasciato programmare il gioco. Molto strana questa informazione. Comunque, come potete vedere, il gioco è molto simile a Mario Kart, con tanti personaggi da scegliere, ci sono i vari power-up che si raccolgono sulla pista. E poi ho notato che con un tasto si sceglie il power-up perché se ne possono raccogliere anche più di uno alla volta. Quindi se ne abbiamo tanti, con un tasto scegliamo il power-up e con l'altro lo utilizziamo, mentre l'altro tasto è l'acceleratore. C'è la possibilità di fare la derapata in curva rilasciando e ripremendo l'acceleratore. Se però si esagera con la derapata, l'automobile, se così possiamo chiamarla, va in testa a coda. Graficamente il gioco è abbastanza impressionante. Guardate anche semplicemente questa schermata mentre vengono visualizzati i punti. È fantastica. Comunque nel gioco dovrebbe essere stata utilizzata, e sottolineo dovrebbe, un vero 3D per quello che riguarda la pista e diciamo tutto quello che sta a livello del tracciato. L'effetto è notevole per un Mega Drive. Comunque anche gli elementi hanno uno scaling piuttosto fluido. I colori sono magnifici. Però io ho trovato che la profondità visiva è davvero troppo poca e non si riesce mai a capire dove si deve andare. Per esempio, io ho avuto molta più facilità a guidare avendo davanti delle altre auto perché così vedevo dove andavano, ma quando ero da solo non riuscivo a capire dove andare. Si può guardare la mappa per avere almeno un riferimento, oppure si può imparare a memoria il tracciato. Però, malauguratamente, questa caratteristica di avere una profondità visiva così breve, dal mio punto di vista, rovina completamente l'esperienza di gioco. Tra l'altro, se si gioca in due non c'è nemmeno la piantina sotto, quindi bisogna proprio basarsi soltanto su quello che si vede dalla pista. E è un po' una tragedia. Per carità, in tutti i giochi di guida, quando si affrontano le piste più difficili, memorizzare il tracciato è quasi d'obbligo. Ma qui proprio non vedi dove vai fin dalla prima pista. È un peccato perché il gioco tecnicamente è abbastanza sorprendente. L'idea di avere un Mario Kart su un Mega Drive era buona. Ma così non vedi dove vai. Insomma, io ho fatto proprio tanta fatica a giocare. Il sonoro mi ha lasciato soddisfatto. Insomma, un prodotto con tantissimi pregi, ma con un unico difetto, la scarsa visibilità che, secondo il mio punto di vista, rovina l'intera esperienza di gioco. Guardate
se vediamo se si vedono, ci sono delle righe nere ogni tanto a livello della pista. Ecco, c'è un tracciato che ha una pista delimitata soltanto da quelle righe nere. Ragazzi, lì capire dove si deve andare se non conosci proprio perfettamente a memoria il tracciato è una tragedia. Però complimenti per l'apparato tecnico, per l'ottima idea e anche per la somiglianza al cartone animato, che io quando ero piccolo lo guardavo. A me piaceva quando ero piccolo, adesso è tanto che non lo vedo. Comunque questa non è una recensione, è soltanto una prova approfondita. Vi ripeto che in descrizione, se volete, potete trovare il link per provarlo voi stessi ed eventualmente scrivermi nei commenti che ho torto o magari anche che invece siete d'accordo con me. E vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale sono sempre benvenuti. Il video va avanti per tutta questa modalità di gioco, ce ne sono alcune di modalità di gioco, non c'è solo questa, però io ho fatto il campionato che mi sembrava la modalità più completa e vi ringrazio per la visione.